tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. In questo esatto momento in altri canali uscirà lo stesso video dicendo le nostre opinioni su come finirà la classifica del prossimo anno. Molti sicuramente diranno ma che cazzo ce ne frega, oppure ma il campionato deve ancora iniziare, ma il calciomercato deve ancora iniziare, ed è verissimo. Noi lo vogliamo fare semplicemente per divertimento, per scommettere, per, diciamo, almeno io mi voglio immedesimare in Nostradamus, ci voglio provare, perché no? Io quasi quasi domani mattina scendo e mi vado a scommettere sta classifica finale. Tanto non perdo niente, non guadagno niente, siamo tutti felici. Chi lo farà il video oltre a me? Vi scriverò i canali dei partecipanti nel primo commento, quindi guardate il primo commento. L'argomento principale, come vi ho detto prima, come finirà la classifica del prossimo anno? Iniziamo alle prime quattro posizioni. Prime quattro posizioni che, come sappiamo tutti, andranno direttamente nei gironi di Champions League. Non ci saranno più preliminari. Ovvero, prima per me arriverà la Juventus, è vero, ha perso Bonucci, così da sgretolare la fatidica BBC che ha tenuto, diciamo, alto la difesa, la retroguardia della Juventus per 7 anni, però in panchina hanno Rugani e Benatia, che non sono due purp, come si dice a Napoli, e inoltre hanno preso Douglas Costa e Bernardeschi, che per me offensivamente sono un'ottima alternativa. Per me Bernardeschi è sopravvalutato e non avrei mai pagato 40 milioni. Douglas Costa invece viene dal Bayern Monaco, avrà fatto panchina o no, non mi interessa, non l'ho mai visto, però già dal nome, già dalla squadra da cui proviene, ci fa pensare. Dovrebbe trovare un centrocampista, ma per me la Juve è la netta favorita. Al secondo posto vedo il Napoli, vediamo noi. Abbiamo la stessa squadra dell'anno scorso, aggiungendo Mario Rui e Una come vice Goulam, ma per me Mario Rui, se rientra in condizione, ruberà il posto a Goulam a novembre, e Una come vice Caleon. In Napoli mo si è fissata e Cattanato attaccando, vabbè, però io ribadisco questo: se prendiamo un portiere con le palle, uno che sa veramente parare, possiamo osare qualcosa di più. Ma io dico che al secondo posto ci saremo noi. Al terzo posto vedo la Roma. È vero, ha fatto una rivoluzione al di fuori dalle righe, ha sostituito, insomma ha perso più che sostituito, ha perso giocatori importantissimi come Szczęsny, Rudiger e Salah, però si è rinforzata, ha preso Konaron, ha preso Kolarov, ha preso Pellegrini, che nel Sassuolo, è vero, Sassuolo, no Bayern Monaco, bla bla bla, però si è rilevato un'ottima rivelazione. È vero, Di Francesco potrebbe sentire le pressioni, però lui già è stato a Roma, ha vinto lo scudetto con la Roma, sa com'è l'ambiente giallorosso e saprà come lavorare al meglio con la sua rosa. Per me la Roma è da terzo posto. Poi sicuramente, probabilmente calerà drasticamente, almeno all'inizio, però io la vedo ancora favorita a essere sopra alle altre. Napoli e Roma, almeno per l'anno prossimo, saranno per un altro gradino sopra le milanesi. Infatti al quarto posto vedo l'Inter, e non il Milan dei cinesi che ha speso 200 e passa milioni con i debiti, senza debiti, fideiussioni, bla 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 bla. Però vedo l'Inter perché ha già una rosa, già aveva una rosa forte l'anno scorso, ha comprato giocatori veramente importanti, veramente di carisma come Borja Valero, insomma a Miranda, a Handanovic, serviva solo un allenatore bravo, soprattutto nella comunicazione, ovvero Spalletti. Spalletti sarà il vero top player per l'Inter, almeno per me. Al quinto posto invece vedo la Lazio, Lazio che non ha rivoluzionato tanto la rosa, e questo sarà un ottimo punteggio almeno per me. Inzaghi dovrà riconfermarsi a essere un buonissimo allenatore, e io lo ripeto, sarà un top allenatore. Già ho messo le mani avanti, per me sarà un top.
qui veniamo all'altra milanese. Al sesto posto vedo il Milan, dei fatidici cinesi, dei fatidici 200 e passa milioni. Mo vedo milanisti, ma come fai a dire Milan sesto? Questa è una mia previsione. Il Milan lo vedo sesto perché tutt'oggi non ha preso un giocatore determinante. Ha preso Borini, che chi cazzo è? Cioè, fino a prima del Milan non sapevamo manco dove giocasse. Solo voi milanisti che l'avete comprato, io non lo sapevo. Poi che ha preso più, che si è, che si deve confermare in una big, Conti che si deve confermare in una big, Rodriguez che è un buon top player, Çalhanoğlu che si deve, diciamo, ambientare e essere determinante in Serie A, e sappiamo benissimo che il campionato tedesco è molto diverso da quello italiano. Poi altri due top player da non sottovalutare ma neanche da sopravvalutare sono Bonucci e Biglia. È vero, sono top player, complimenti al Milan, io mi levo il cappello dinanzi a questi due colpi. Però c'è da pensare, Biglia è sempre rotto, è un campione, è un toppino player, diciamo così, ma è quasi sempre rotto. Bonucci viene da 7 anni con la Juventus con una difesa già collaudata. Questo è un fattore da non sottovalutare. Però, se prende una punta forte da sostituire a Bacca, saranno veramente temibili e chissà, li vedremo molto più sopra. Io, è vero, forse ho commentato in maniera troppo sottovalutatoria questo Milan, però per me è da sesto posto. Non mi venite a scontrare, però per me questo è un mio pensiero. Poi, se lo vedete primo, vedetelo primo, io lo vedo sesto. Poi... al settimo posto vedo la Fiorentina. Molti sicuramente mi criticheranno per questo, molti storceranno il naso. Però, per quanto mi riguarda, è vero, la Fiorentina ha perso diversi giocatori. Borja Valero, Rodriguez, starà forse per perdere Kalinic. Si parla di Chiesa a Napoli, Bernardeschi. Insomma, ha perso tutti i giocatori simbolo della Viola. Però per quanto mi riguarda, per come la vedo, la Fiorentina, non so, con una mini rifondazione la vedo sempre sopra, sempre tra le prime in classifica, tra le prime 7, tra le prime 10, se non prima del decimo posto. All'ottavo posto vedo il Torino. Il Torino, che è una bella squadra per quanto mi riguarda, ha preso un portiere migliore rispetto ad Hart, ed è Sirigu, che vorrà riscattarsi sicuramente e rientrare nel giro della nazionale in maniera ufficiale, e ha preso un Kulù. E già dal nome immagino tutti i meme, sicuramente, soprattutto allo stadio, che è un buon difensore, sicuramente meglio di Rossettini, assolutamente. Non deve però privarsi di Belotti, di Ljajic, di Benassi, di Baseli, non deve sgretolare la rosa, deve rimanere così com'è. E chissà, magari la rivedremo più sopra il Torino, però ad ora la vedo all'ottavo posto. Al nono posto vedo la Sampdoria. La Sampdoria ha ceduto anche lei top giocatori, in primis Muriel, Bruno Fernandes, Schick non si sa se se ne va o non se ne va, comunque ha un problema cardiaco, va bene, poi si risolverà, ma comunque per me ha un'ottima squadra la Sampdoria. Forse può sognare l'Europa League in maniera concreta, ma ad ora la vedo all'ottavo posto. Al decimo posto vedo l'Atalanta. L'Atalanta che farà l'Europa League e... insomma, Gasperini deve essere bravo a gestire la rosa. Non ha, diciamo, ha fatto ottimi acquisti, perché Ilicic per l'Atalanta è un ottimo acquisto. Cornelius, si parla benissimo di Cornelius, ho visto alcune immagini e secondo me è un bellissimo giocatore da rincalzare assolutamente quel palo della luce di Betania. Berisha è un buon portiere, secondo me l'Atalanta può fare bene, Gasperini deve solamente essere bravo a gestire la rosa. Mo vado a leggere le altre dall'undicesima alla diciassettesima, anzi alla sedicesima, perché questo range di squadre secondo me sono quelle squadre che si salveranno automaticamente e in maniera tranquilla. Poi ci può capitare assolutamente la sorpresa, però vedo queste squadre
queste squadre qua in mezzo alla classifica. Ovvero all'undicesimo c'è il Sassuolo di Bucchi, se non mi sbaglio è Bucchi allenatore, che è un quasi esordiente in Serie A e dovrà farsi valere. Al dodicesimo posto vedremo il solito Chievo-Verona, almeno per me, per quanto mi riguarda, sarà il solito Chievo-Verona che si salverà. Al tredicesimo posto vedo l'Hellas Verona, la neopromossa che secondo me, con l'esperienza in rosa e con l'esperienza a differenza di Spal e Benevento, può essere determinante, visto che l'Hellas Verona è da molti anni in Serie A, insomma ha già un buon bagaglio di esperienza, in primis Pazzini che secondo me segnerà diversi gol. Al quattordicesimo posto vedo l'Udinese, al quindicesimo posto vedo il Genoa. Però attenzione, il Genoa può partire benissimo, ma Preziosi non deve fare le sue solite cavolate a rifondare la rosa a gennaio, altrimenti fa un'altra figura di merda, rischiando che il Genoa possa lottare in Serie B come è accaduto l'anno scorso. Quindi, caro Preziosi, usa la testa, se vedi Genoa in alto. Al sedicesimo posto vedi il Cagliari. Il Cagliari che deve migliorare difensivamente, perché ha preso più di 50 gol in una maniera vergognosa, se devi dire. Però per una neopromossa, diciamo, ci sta. Ma il Cagliari, anche lei, ha una squadra di esperienza. Ha confermato Rastelli che a Cagliari, almeno un mio amico cagliaritano, non lo vede di buon occhio. E mo andiamo nelle parti calde della classifica. Al 17° posto vedo la Spal. Secondo me la Spal si salverà, perché ha fatto un mercato oculato, un mercato incentrato sull'esperienza e sui giovani. Ha preso in primis Felipe e Paloschi. Felipe è un buon difensore centrale che può essere determinante. Ha confermato Meret, che secondo me è un'ottima cosa. E poi in attacco ha preso un signor Paloschi che ha il vizio di gol molto facile. In Serie B per me andranno Bologna, Crotone e Benevento. È vero che Crotone ha l'esperienza in Serie A dell'anno scorso, però non lo vedo benissimo. Secondo me questo campionato è molto più competitivo dell'anno scorso. Non basterà moltissimo il cuore da parte del Crotone. Se fanno altri acquistetti, male non fa. Il Bologna l'anno scorso è stato salvato a culo, così. Deve ringraziare solamente che dietro di lei l'anno scorso hanno fatto ancora più schifo. Se non sta attento, il Bologna rischia seriamente, almeno per me. All'ultimo posto c'è Benevento, che voglio bene i tifosi del Benevento, hanno un ottimo, diciamo, calore attorno alla squadra, hanno una buona squadra, l'anno scorso hanno fatto vedere ottime cose in Serie B, però deve ancora fare qualcosa nella rosa, deve acquistare altri giocatori per poter avere, non dico una salvezza tranquilla, ma almeno lottarsela fino alla fine. E niente ragazzi, questa è una mia scommessa sulla classifica della Serie A dell'anno prossimo. Quindi fatemi sapere la vostra, quale potrebbe essere. Forza Napoli sempre! Passate nei canali in descrizione che hanno fatto lo stesso video sulla stessa tematica. Show you. Oh, aspettate un momento prima di chiudere il suo video. Un momento, aspettate. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere soprattutto le vostre opinioni riguardo al video di oggi. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare soprattutto la campanella per ricevere le notifiche. E che in descrizione c'è stato tutto burdel, sia i miei link per seguirmi, Twitter, Facebook, Instagram e tutto burdel appreso come ho detto poc'anzi, e i canali dei The Offiders e di altri canali che reputo interessanti. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a you!